Dana De Vita è un mondo, un universo. Cominciamo a dire due parole su di lei. Intanto benvenuti a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Loredana De Vita è a Napoli, è napoletana, credo proprio verace, no? Sei napoletana, ecco, doc, e ha insegnato per quasi 30 anni lingua e letteratura inglese nei licei della sua città. Però diciamo che la vocazione all'insegnamento, inteso come formazione integrale della persona, è maturato in lei fin dalla giovane età, perché quando andava a scuola, quando lei era lei stessa studentessa, seguiva i bambini, diciamo, immagino i bambini più deboli, i bambini più bisognosi nel dopo scuola. E questa attenzione così ai più deboli è diventata poi così una come dire, una a proposito di emozione, no? Costante. Sì, una costante, ma un faro, ecco, volevo dire un faro, una luce nella sua Bello. vita che, ecco, che poi ha continuato a seguire, e lo vedremo adesso dando un'occhiata anche alle sue pubblicazioni, che sono veramente numerose, quindi non le citerò tutte, però tutte hanno come, diciamo, interesse, come argomento, fondamentalmente tre temi. Il tema sociale, declinato in tutte le sue sfaccettature, diciamo che ha a che fare con lo sfruttamento, soprattutto lo sfruttamento e la violenza nei confronti di donne e minori. Ha a che fare con le migrazioni, che è un tema, insomma, di grande attualità e anche piuttosto così doloroso, che ci coinvolge ormai da anni. E poi con la condizione femminile, diciamo, la necessità della reciprocità di dialogo tra uomo e donna, senza la quale non si può arrivare ad un punto d'incontro. E questo direi che è un po' l'argomento tra i tre libri dai quali partiremo stasera, il più forte, insomma, quello che ci coinvolge più emotivamente. Poi ho parlato prima di interesse così all'insegnamento, alla didattica. L'altro tema da cui vorrei partire proprio questa sera, ed è il tema del libro, diciamo, più antico tra questi, che è del 2015, Alla ricerca dell'invisibile. È un libro molto molto interessante, nel quale lei dice in esordio, nella prefazione, la mia difficoltà, il mio disagio maggiore non è stato nella relazione con gli studenti, con i giovani, ma piuttosto con i loro genitori, che sono ancorati ad un'idea di insegnamento per cui da una parte c'è chi insegna, sia il genitore, sia il docente, insomma, sia comunque l'adulto, e dall'altra parte c'è qualcuno che in qualche modo dovrebbe essere passivo, dovrebbe essere riempito degli insegnamenti, cosa assolutamente impossibile. E appunto il disagio dell'insegnante che dialoga con i genitori a udienze molte volte riguarda proprio questo atteggiamento così piuttosto rigido del genitore, che non sa capire, non sa crescere insieme al figlio, e quindi a volte, sia pure involontariamente, provoca delle situazioni di disagio. E, hai anche a Loredana De Vita anche una posizione piuttosto forte nei confronti della situazione attuale, diciamo, della scuola, perché dice: la scuola, mi sono appuntata, è diventata molte volte un'azienda che certifica più che formare, quindi è venuta meno al suo compito, e così via. E un altro tema, appunto, su cui insiste molto è quello dell'autorevolezza che deve avere l'insegnante, e quindi l'autorevolezza non ha niente a che fare con l'autorità, no? Ecco, vorrei magari, Loredana, che partissimo da questo, però prima vorrei dare proprio fare una carrellata sulle tue pubblicazioni, che sono Il senso della memoria, Disegno di un sogno, Giochiamo che ero, Conversazione con chi ama la scuola, Genitori senza controllo,
donne a metà, oltre lo specchio, eccetera, eccetera. E poi questi di cui parleremo stasera. Loredana De Vita è anche editorialista presso Road TV Italia, giornale web, ha un blog culturale e ha organizzato dei corsi sia per giovani sia per adolescenti come Uomini e donne, ma non è la TV, Io valgo, Digito ergo sum, Libero di essere contro le dipendenze e poi Ricomporre l'identità, educazione all'affettività e ai sentimenti. Ma ci sono anche dei corsi di formazione per adulti, genitori senza controllo, rispettare i figli, anche qui dialogo diciamo verso l'affettività e i sentimenti, e poi in modo chiaramente provocatorio, sei un professore o un educatore? E tralascio gli altri perché non vorrei togliere tempo appunto a lei. Allora vogliamo vedere questo alla scoperta dell'invisibile e ci racconti qualcosa della tua esperienza, Loredana, grazie. Sì. Allora, io diciamo questo libro, La scoperta dell'invisibile, nasce proprio dal mio contatto continuo con i ragazzi. È un libro che io ho voluto scrivere a scuola, nel momento in cui i ragazzi avevano il loro compito in classe, io avevo questo mio compito in classe che appunto era riflettere su di loro, sulle loro modalità di comunicazione con me come insegnante, ma anche con la famiglia, ma soprattutto con se stessi. E quello che è stato per me molto evidente sin da subito nella mia esperienza con i ragazzi è il loro bisogno di sentirsi amati. Ma quando loro chiedono quel ti voglio bene, vogliono essere detto, no? Quel ti voglio bene, che sembra una frase banale, una frase molto ripetuta, molto molto usata, in realtà loro chiedono il riconoscimento di se stessi, chiedono di essere riconosciuti, non vogliono un bene effimero. Vogliono che tu gli vuoi bene perché loro sono, esistono, vivono, fanno delle scelte, fanno degli errori. La mia esperienza con loro è stata per 28 anni insegnando lingua e letteratura inglese, dove la lingua e la letteratura inglese sono diventati degli strumenti di comunicazione, sono diventati dei modi per approcciare all'esistenza che c'è dietro la didattica, cioè per arrivare alla persona in quanto tale, alla persona come formazione totale, alla persona integrale. E quindi anche attraverso gli autori o attraverso esperienze di teatro o attraverso la lingua come forma di comunicazione, la scelta è stata sempre quella di mettere al centro la persona. Più mettevo al centro la persona nella relazione con ciascuno di loro, più si evidenziava la carenza che magari c'era nelle altre cosiddette agenzie educative, una parola che io non amo particolarmente, ma che purtroppo siamo diventati un pochino tali, no? Molto burocraticizzati e molto distanziati da quelli che sono i bisogni reali delle persone, in particolare delle persone ragazzi. Più io mi avvicinavo a loro, tentavo questo approccio, più notavo il divario, una distanza con le famiglie, con i genitori. Alcuni si lasciavano coinvolgere moltissimo, anzi ringraziavano, venivano a chiedere aiuto, sostegno, si venivano a confidare. Altri invece si trovavano soprattutto a disagio, perché molto spesso i genitori diventano adolescenti e gli adolescenti si trovano nel luogo, nel posto dei genitori. Quindi c'è una grande confusione in tutto questo. E ci sono tanti episodi che potrei raccontare per spiegare meglio questo che accade, no? Però alla fine, al di là degli episodi singoli, ciò che conta, ciò che resta, secondo me,
e la necessità che un docente o un educatore in qualsiasi agenzia egli si trovi faccia il suo mestiere, che non è un praticantato, ma è la sua opera di collaborazione, la sua opera di far venire fuori dall'interno dei ragazzi, dal loro cuore, dal loro essere, quello che cercano, quello che vogliono di diventare, no? Molto spesso invece noi ci troviamo nella condizione di genitori che scelgono già tutto quello che deve accadere per i loro ragazzi e ragazzi che si abbandonano a queste scelte, un po' per comodo, perché i ragazzi non è che sono perfetti, però non sono delle teste vuote, e si abbandonano a questo modo di fare e si dimenticano cosa sia il dissenso, cosa sia la libertà, cosa sia anche il cadere e il rialzarsi. Questa è stata la mia esperienza fortissima con i ragazzi, che io ho sempre chiamato ragazzi, mai studenti, proprio perché ho sempre voluto porre una distanza tra quella che era la didattica in quanto apprendimento e basta, e la didattica invece usata come strumento per far pensare, per far riflettere, per far nascere delle nuove idee e delle nuove emozioni. Così è nato questo libro, che è molto particolare in quanto la copertina porta il titolo di Alla scoperta dell'invisibile, adolescente alla ricerca di sé, mentre all'interno il titolo è invertito, cioè la ricerca dell'invisibile, adolescenti alla scoperta di sé. Non è un errore, è una scelta tipografica concordata con l'editore, per dare rilievo sia alla scoperta che alla ricerca. È importante scoprire così, anche magari in maniera spontanea, ma è anche importante poi, una volta avuta una intuizione, è importante ricercare, che può essere la ricerca attraverso lo studio, attraverso il confronto, attraverso l'esperienza e volontariato, per esempio, o altri tipi di esperienze umane o personali, ma ricercare sempre ciò che io ho cercato di comunicare loro, come mettere al centro la persona. Quando li ho lasciati per motivi ecco di coerenza rispetto alla scuola dove insegnavo, e praticamente gli ho detto loro volevano farsi le fotografie, volevano fare tutte queste cose, no? O anche quando facevamo gli spettacoli di teatro, e ho detto no, voi non dovete fotografare il mio viso, non lasciatelo perdere il mio brutto muso, dicevo io, però portate dentro di voi quello che io vi ho trasmesso come persona, quello che c'è dentro di me, lasciate fuori quello che è l'apparenza, quella non conta niente, portate dentro il mio desiderio che voi possiate scoprirvi e continuare a cercare e continuare a scoprire. Questa è la mia splendida esperienza con i ragazzi. Hai toccato, Loredana, un tasto molto interessante quando hai detto che ai ragazzi bisogna spiegare che possono sbagliare, che possono cadere, e diciamo in senso strettamente così scolastico, sbagliare, correggere gli errori, migliorare, eccetera, ma nel senso affettivo, sentimentale, insomma, della persona, e torniamo alla formazione integrale, c'è anche il perdono. Tu parli anche di perdono nel tuo libro. Sì, ecco. C'è il perdono, anche perché diciamo una cosa che sia dal punto di vista, ecco, che poteva essere la valutazione, un voto basso, un compito sbagliato, un compito copiato, oppure un'azione non esattamente corretta che poteva accadere in una particolare situazione, o verso gli insegnanti, o verso un compagno, qualsiasi cosa, cioè le cose normali del quotidiano scolastico, voglio dire, no? Il richiamo, io precisavo sempre che era alla cosa accaduta, bravo, non alla persona. Perché sì, le persone possono sbagliare, ma sbagliano le cose. Le cose si possono recuperare e le persone possono appunto e devono rialzarsi. Quante volte ho visto invece ragazzi quasi cadere anche in depressione. Demoliti nella persona, certo, certo. Che annullati, annientati come essenza, annullati come persona.
e quindi persi, incapaci di rialzarsi, incapaci di ritrovare una strada, no? Per ricostruire, come se quell'errore, quel voto basso avesse distrutto completamente l'identità di quel ragazzo o di quella ragazza. Non è assolutamente così. E no, questa è una cosa che in tante occasioni, anche abbastanza complesse, perché poi, ecco, facendo esperienza di teatro con i ragazzi fuori orario scolastico, chiaramente il rapporto era abbastanza particolare, no? Perché loro in classe, io sono sempre stata maggiore confidenza, severa, a scuola ero l'insegnante più severa, autorevole, però ero la più amata, certo. Perché era una severità dettata non dal, ecco, no? Come dicevi tu prima, dall'autorità del potere, ma dall'autorevolezza che nasceva dalla gentilezza della persona che ti faceva capire, guarda, questa cosa non funziona in questo modo, cerca di fare un altro modo. E poi senza mai lasciare da soli, no, i ragazzi. E anche in quei momenti così liberi, a volte anche di eccessi di gioia, di cordialità con i ragazzi, come è normale che sia, no, fuori un radio non scolastico, c'è sempre stato però una forma di rispetto estremo, reciproco. Io ho ballato con i ragazzi perché ho insegnato loro a ballare alcune scenografie che dovevamo costruire. Io ho insegnato tante tecniche teatrali, ma mai una volta c'è stata una mancanza di rispetto reciproco, perché anche quel gioco si basava sul rispetto della persona. Tutti si sentivano protagonisti, anche se dovevano semplicemente aprire e chiudere il sipario. Loro erano essenziali, erano fondamentali per me. E questo per loro era incredibilmente importante. Sentirsi così essenziali per un altro gli dava il desiderio di non desistere. Bellissimo. Bene, dobbiamo un pochino limitare, visto che vogliamo toccare altri temi con gli altri due volumi tuoi. Ecco, io ti chiederei così in chiusura, ma si fa per dire una chiusura provvisoria, ti chiederei di leggere a pagina 87, alla scoperta dell'invisibile, in fondo, dove dici tu, è vero, non spesso il quotidiano è semplice, perché mi ha ricordato il vecchio buon Terenzio quando dice homo sum humani nil, a me alienum puto. Quindi io sono un uomo e nulla di ciò che ha a che fare con la mia umanità mi può essere estraneo. E tu lo dici, non è che ciò che succede fuori dalla porta di casa nostra non ci riguardi. Questo è un insegnamento molto, molto importante che tu amplifichi, insomma, di cui dai conto. Quindi ti chiederei di leggere Io penso che noi siamo soltanto una piccola parte del mondo, però tutto il resto ci appartiene, come noi apparteniamo al resto. È vero, non spesso il quotidiano è semplice, ma modificarlo significa modificare noi stessi in relazione con il mondo e non solo con la nostra ombra. Quello che accade fuori della nostra porta di casa ci riguarda ed è parte di noi, come tutti quelli che giacciono inespressi nel silenzio del loro tempo finito. Continua, c'è un'aria strana. C'è un'aria strana che si può e si deve combattere per dare senso e pienezza alla nostra vita, senza ricorrere alla violenza, soprattutto a partire dal bene per i piccoli. Fare scuola e farla bene per il bene di chi ci ha affidato. Siamo persone, non ombre. Oggi... Benissimo. Mi fermo? Sì. c'è molta carne al fuoco. Allora io metterei adesso al centro così il libro di cui abbiamo messo la copertina nell'invito, perché è l'ultimo libro, quello nel quale ti sei spesa molto, ma mi pare che ce ne sia un altro in uscita o appena uscito? Sì. È appena uscito, sì, però non ancora notizia. Il cartaceo, sì, si chiama News from Now Here, Esistenza e Finzione, gioca sul titolo dell'utopia di William Morris, però scindendo etimologicamente, scomponendo la parola nowhere
da nessuna parte, no? È il termine che usa l'autore dell'utopia, William Morris. Io invece lo scendo in now, here, che corrisponde a Liket Nunc, cioè qui e ora, certo. Noi dobbiamo qui fare ora. Le scelte per la vita. Il nostro momento presente. Sì. E questo qui invece è... Bene. Prego. Devo parlare del vento trascina? Sì, ci dici qualcosa di chi sono i protagonisti. E, direi che nella quarta di copertina c'è un affresco, già, ecco, lo chiamerei un affresco di questa storia, che è una storia incredibile, perché pare incredibile, questa ragazza nigeriana così che incontra lo psicologo d'ufficio che guadagna pochi soldi per ascoltarla, perché una cosa importante anche che dici qui tra le numerose altre è che ormai nessuno più ascolta, e ascoltare è diventata una professione a pagamento. Ecco, raccontaci un po' di questo libro. Tommaso, il protagonista maschile. Allora, in realtà, anche in questo romanzo, come sempre nei miei romanzi, si tratta di storie vere. Però sono delle storie, in particolare in questo, dove ovviamente la struttura narrativa mi ha dato la possibilità, mi ha fatto pensare, di mettere insieme queste due storie, che di due personaggi reali, di cui Loveth, il personaggio femminile, è proprio reale, proprio lei, anche il nome è il suo. Tommaso è un nome fittizio, lo psicologo è un nome fittizio. Mi sembrava però una storia vera anche la sua. Loveth è una ragazza nigeriana venuta dal mare in cerca di speranza, di trovare un'occasione per vivere meglio. Lei era stata illusa che avrebbe potuto diventare una stilista perché le piaceva la moda quando era al suo paese. E invece Tommaso, e poi invece finisce nel mercato della tratta delle schiave per sesso. Tommaso invece è uno psicologo. Anche quella è una storia vera, però non ha niente a che vedere con Loveth, diciamo, li ho messi insieme io, ed è una storia che di una persona che io ho conosciuto e che ha subito, diciamo, violenza in casa dal padre, e quindi lui scappa dal mare perché lui abitava a Capri, e lì ha subito questa violenza, quindi poi si trasporta a Napoli per essere adottato da un'altra famiglia, e lì però incomincia a vivere questa sua esistenza di dolore fortissimo, nella quale non riesce a ricomporre la sua esistenza. Il dolore di Tommaso e il dolore di Loveth, delusa, no? Dalla sua esistenza, costretta a delle violenze che mai si sarebbe aspettata, diciamo si incontrano in questo luogo incredibile che è poi il luogo dove io ho incontrato Loveth, che è una prigione, il carcere, la casa circondariale femminile di Pozzuoli in Napoli. E da questo incontro Tommaso, come psicologo, comprende la necessità di far parlare di più Loveth, di superare quell'aggressività apparente dietro la quale lei cela il suo dolore, e nel fare questo si riscopre uguale a Loveth. Il loro dolore, per quanto diverso nell'espressione, è però uguale, no? Perché il dolore è dolore, e il dolore è uguale da qualsiasi, quando viene privata, no? Una persona della sua dignità, e viene abbandonato, viene vessato, puoi diventare una prostituta o puoi diventare un grande psicologo, quel dolore ti macera dentro, ti dilania dentro nello stesso modo. Loro riusciranno ad amare il mare. Probabilmente. Allora, visto che hai citato il mare, ti chiedo ancora una breve lettura, pagina 64, dove dici che il mare non è
un confine orizzontale, perlomeno non è solo un confine orizzontale, ma è, in questo caso diventa, un confine verticale, no? Alto, profondo e quindi interiorità, eccetera, eccetera. Okay. Sì, è molto bello questo. Il mare non era, come tutti pensavano, un confine orizzontale che divideva le persone a causa di culture e tradizioni diverse. No. Il mare era il confine verticale tra la superficie e il profondo, tra la vita e la morte, tra le vittime e i carnefici. Entrambi, Lovett e Tommaso, erano stati precipitati in quel mare oscuro. Entrambi avevano provato a sopravvivere, entrambi avevano dimenticato di amarsi e di amare. Ecco, e accade, senza voler anticipare insomma il finale, ma accade quello che non dovrebbe accadere tra il paziente e lo psicologo, psicanalista, psichiatra che sia, sono due creature che hanno vissuto esperienze davvero particolari, di una violenza inaudita, e quindi, come dire, viva l'amore, insomma. Sì, diciamo che viva la positività. Certo. Sì, diventa la possibilità di riscatto per entrambi, diventa sì. La possibilità di restituire anche la bellezza della natura a quel mare che li aveva oppressi, no? Che è un mare fisico, inteso come divisione, no? Di luoghi, di spazi, ma è anche un mare interiore, no? È tutto il sommerso dei ricordi e delle sofferenze, delle pene che questi due giovani insomma hanno dovuto provare. Quindi mettendole assieme loro riescono a restituire la bellezza nel caso dell'isola di Capri, no? Quindi questo andare verso l'isola di Capri per loro diventa una forma di ritorno alla vita. Tutto è ancora da costruire, non si sa come andrà a finire, però il coraggio di appoggiando l'uno il proprio dolore a quello dell'altro, trovano la forza e il coraggio di rialzarsi, e questa è la cosa più importante nelle situazioni di pena, no? Trovare qualcuno che ti ascolti prima di tutto, ma che ti ascolti non con le orecchie a livello di organo uditivo, no? Ma che ti ascolti da dentro, quell'ascolto interiore che fa proprie le emergenze, le difficoltà dell'altro, no? Non un ascolto passivo, ma un ascolto attivo, dico io. Certo. E lì, con questo ascolto, poi è possibile anche la parola. Se non ci si ascolta, non c'è la parola. Certo, certo. E il viaggio stesso verso Capri, perché bisogna dire che anche i luoghi aiutano, diventa catartico. No? Diventa proprio il momento così topico dal quale si sollevano e cominciano e voltano pagina, ecco, in sostanza. E ciascuno dei due acquista coraggio. C'è un altro punto in questo libro che io porterei all'attenzione così di coloro che ci stanno ascoltando. Quando parli di stranieri e dici stranieri non sono estranei, straniero e estraneo non sono sinonimi. Ecco, se vuoi approfondire questo. In inglese è un po' più facile, no? Perché ci sono due termini diversi per definire, no? C'è stranger e poi c'è foreigner, no? Allora, il foreigner è lo straniero inteso come quello che viene da un'altra terra, no? Invece lo stranger è quello strano, l'estraneo. Perché è estraneo? Perché è strano rispetto al contesto. Ora, i migranti per me sono stranieri perché vengono da un'altra cultura, da un'altra terra, che è l'Africa, ma non sono estranei perché, prima di tutto, perché quel mare nostrum è nostrum, di origini antiche, è nostrum, appartiene a tutti, vabbè. A parte questo, ma perché la vita dell'altra persona, cioè io non riesco più oggi, nell'epoca della globalizzazione, no? Io non riesco più a immaginare i confini anche geografici, per questo poi seguivo quella
la riunione di ieri sera, l'incontro di ieri sera, no? Non riesco più a immaginarli come qualcosa di fisso. Sono quelli per me dei confini necessari dal punto di vista organizzativo, ma non sono dei confini umani, non sono dei confini che possono mettere un limite tra le persone e renderle estranee al contesto. Come anche non è giusto il contrario, no? Cioè, se un forestiero viene e si comporta da forestiero senza cercare di integrarsi, no? Allora chiaramente si possono creare dei problemi, no? Però integrarsi non significa essere inclusi, no? Sì, no. Significa rimanere se stessi, portare avanti se stessi e cercare l'incontro, cercare il confronto, insomma. Questo per me è fondamentale ed è il discorso, insomma, che portavo avanti con questo libro, no? Forse da questo punto di vista anche proprio quelle due storie, no? Di questi due personaggi così diversi, così profondamente diversi, certo. E però vivono la stessa cosa e sta a dimostrare proprio questo, no? Cioè che nessuno è estraneo. Possiamo essere stranieri, ma non estranei. Per me questo è un fondamento della relazione con le altre persone, di qualsiasi colore o cultura esse siano. Penso che su questo avrebbe molto da dire il professor Tugnoli, che si è occupato in maniera molto, molto approfondita dell'argomento, no? Anche con un volume, ma più direi, anche più, insomma, il tema è toccato, è stato toccato, insomma, in diverse situazioni, anche letterarie. Bauman lo tratta molto bene. Sì, sì, infatti il tema del confine l'ho affrontato in Diaspora, 2017, poi nel Confine invisibile, che è di un anno fa, 2019. Il confine è un carattere puramente convenzionale e attraverso, diciamo, ragionamenti teoretici, che adesso qui non è il caso di riprodurre, cerco di mostrare come sia una nazione inconsistente, e ingannevole, che si presta, è utilizzato come strumento di discriminazione, anche violenta, e quindi qualcosa che ha a che fare con la falsificazione dei rapporti tra gruppi umani, e quindi bisogna fare molta attenzione. Utilizzarlo, diceva giustamente Loredana, ha come strumento di organizzazione della vita pratica, ma senza entificarlo, senza trasformarlo in qualcosa di solido, di inestinguibile, non saprei come dire. È un tema forte questo. Oggi noi assistiamo ad al fenomeno per cui alla globalizzazione si risponde con un richiamo all'identità, intesa come radicamento, come, diciamo, una sorta di contraltare della globalizzazione, la ricerca di elementi identitari come il dialetto, ad esempio, che io stesso ho avvertito, è una necessità che io stesso ho avvertito, il dialetto, oppure certe consuetudini, certi mores, costumi, abitudini, eccetera, che oggi sono scomparsi e che il cui recupero si presenta come, forse illusoriamente, come un segno di rinascita, come un segno di autenticità, come qualcosa che può farci sentire noi stessi in misura maggiore. E temi comunque molto difficili, molto, no, anche fra intendimenti e a derive, naturalmente, come dell'identità. Ecco, mi scuso che ho interrotto la conversazione. No, sei stato provocato, chi meglio di te avrebbe potuto. Quindi grazie. Ecco, abbiamo affrontato, insomma, un paio dei temi che stanno a cuore a Loredana De Vita. Prima di così cominciare a parlare del terzo libro, Non scavalcare quel muro, che è davvero, come vi dicevo prima, un libro molto impegnativo sotto il profilo
emotivo, ecco, e mi fermo qui e dico solo emotivo, e racconta una storia molto importante di due donne, figlia e madre, quindi due generazioni a confronto. E come dice Loredana, questo vuole essere una sorta di catarsi per ciò che è stato e non si deve e non si dovrebbe ripetere, e un monito per il futuro. E qui affrontiamo il tema soprattutto della violenza femminile. Ma prima di affrontare questo libro, a me piacerebbe, visto che abbiamo toccato due temi già molto importanti, quello dell'insegnamento, come va inteso, e quello fondamentalmente della migrazione, insomma del rapporto con gli stranieri che non sono estranei, vorrei dare la parola, se qualcuno desidera prenderla, insomma, di coloro che stanno ascoltando, così poi ci fiondiamo sul terzo libro. Posso? Prego, prego, come va? Io vorrei fare una domanda a Loredana. Allora, lei, Catena Tomatina. Sì. Ecco, da dove sono situata in Sicilia, quindi comunico dalla Sicilia, dalla provincia di Enna, dall'entroterra siciliano. Meraviglioso. Quel mare nostrum lo sento tutto, no? Quindi io volevo fare una domanda a Loredana. Io ho letto tutti e tre i testi di Loredana. Quello che mi piacerebbe che lei, che forse a volte nelle discussioni non emerge, no? È un concetto a cui Loredana è fortemente ancorata, legata, che è il tema della libertà. Che per quanto lei affronti fortemente il tema del dolore, il tema anche dell'attenzione verso l'altro, no? C'è sempre forte, soprattutto quando ci ritroviamo di fronte a concetti educativi forti, e lo ha fatto anche in altri suoi testi, il tema della libertà emerge sempre. Quindi volevo chiedere a Loredana che cosa rappresenta per lei la libertà, qual è il suo concetto di libertà. Non so se la metto in difficoltà, però era questo quello che mi chiedevo. Ecco. Una domandina da niente. La libertà, sì, per me. Io dico sempre che sono nata libera e morirò libera. La libertà per me non è essere, ovviamente, questo è un po' anche un po' banale, forse come risposta, no? Non è l'essere libera dalle cose, ma essere libera dentro, rispetto alle cose. Cioè avere o cercare, perché io mi ritengo una persona in ricerca, non una persona che sia arrivata chissà dove o da quale parte, ma cercare sempre con dignità, con onestà, con profondità, la capacità di mettersi in relazione con l'altro. Quella è la mia libertà. Cioè io più riesco a mettermi in relazione con l'altro diverso da me e riesco a comunicare anche non condividendo, io più mi sento libera, perché per me la libertà è la presenza dell'altro. La libertà non è fare quello che mi pare, la libertà è avere la possibilità anche nel dolore, anche nei momenti più cupi, di riuscire a conservare questo spirito un po' guerriero probabilmente, che però mi induce a non fermarmi, mi induce ad avere sempre quello sguardo oltre, e io in quell'oltre trovo sempre qualche cosa, riesco sempre a trovare qualcosa che mi fa pensare anche alla realtà contingente come un passaggio, come una possibilità. Io leggo molto, questo è un discorso triste, però io leggo molto la libertà al concetto di morte. Non perché la morte sia una liberazione, non in quel senso, perché io la ritengo compagna, ma perché per me è un passaggio, no? E vivo anche quello, l'attesa di quello, o quando sarà, magari non l'attendo neanche, come un momento in cui io
posso continuare a essere me stessa. E questa è la più grande delle mie libertà. Lo faccio nella relazione, lo facevo perché ora non insegno più, con i ragazzi, lo faccio nelle relazioni familiari, nella relazione con gli amici. Cioè, per me essere liberi significa rispettare la dignità dell'altro quanto la propria e poter marciare, poter camminare insieme all'altro senza avere paura, perché sono libera dalle cose. Non so se ho risposto alla tua domanda, è un discorso lungo. Sì, è un discorso lunghissimo, però hai risposto. Però mi piaceva il fatto che, insomma, potessi esprimere anche questo concetto che probabilmente forse non sarebbe emerso, perché quando si presenta un libro forse emergono... Forse trascina Roy, no? Il personaggio, sì, di Roy Batty. Esatto. In qualche modo rappresenta il mio ideale di libertà. Ma se pensi anche alle prime battute del tuo libro, no? Quando c'è la protagonista che dice presta libertà, no? Questa è una frase che a me è rimasta impressa, no? Ed è a quella libertà a cui si approccia non soltanto Lovett, ma poi anche Tommaso, no? Sì. È alla conquista di questo concetto, è anche quel vento che si sente al di là, che poi trascina, cioè è un trascinare verso quell'oltre, no? Per questo dicevo presta libertà. E allora, insomma, volevo che questo concetto venisse fuori. Mi scuso per l'intrusione poco. No, domanda preziosa e risposta che ha aperto orizzonti, perché effettivamente se non abbiamo un tu, non abbiamo uno sguardo entro il quale rispecchiarci, siamo morti, a mio parere. Cioè, ciascuno di noi si compie solo nella relazione con l'altro. E dunque... questa è la libertà di, anche di essere, di esistere, no? Di compiersi come persona. Sì. Quindi, bene, bene, mi è piaciuto molto questo intervento. Ecco, diamo tempo anche ad altre persone se vogliono commentare, fare domande, fare una riflessione. Apriamo i microfoni, coraggio. Beh, allora intanto magari, intanto che qualcuno prende coraggio, e cerchiamo di affrontare il terzo libro. Direi che è di una attualità straordinaria. E anche questa mi pare una storia vera, perché hai detto, Loredana, che nei tuoi romanzi ci sono storie vere. È una storia anche questa quasi incredibile, però purtroppo immagino che di storie simili a queste ce ne siano state e purtroppo continuino ad esserci. E insomma, gli episodi così più eclatanti di questi ultimi anni, i cosiddetti femminicidi, termine che non mi piace, ma insomma non sto a dire perché, a commentare ora, diciamo sono sempre più frequenti e derivano proprio da un'educazione distorta e così via. Però qui c'è una figlia molto aperta che parla con la madre, è un dialogo muto, ecco, oppure ci dirai tu, insomma, ecco, meglio, qualcosa di più. Ma come dicevo, il valore di questo libro è proprio di testimonianza. Credo che Loredana, attraverso la fede nella parola della letteratura che è testimonianza, riesca a fare degli accadimenti, delle informazioni, di tutto ciò che ci arriva dal mondo esterno, qualcosa che ha a che fare con un'esperienza nella quale il lettore si può calare, può fare le sue riflessioni. E in qualche modo conoscere di più. E direi che spesso la società, anche la nostra società, anche se qui si parla di una storia che parte dall'immediato dopoguerra,
la donna, la madre, diciamo, vive questa esperienza nell'immediato dopoguerra. E diciamo che la società, quando sente parlare di queste tematiche, preferirebbe rimuoverle. Però immediatamente diventano così di grande interesse, di grande attualità, ma morbosa direi, ecco, di curiosità morbosa, quando se ne occupano i giornali, in modo particolare la televisione, che, Dio mio, in tanti programmi veramente sì, mi fa pensare dovrebbero vergognarsi di, come si dice al sud, sfruculiare, no? In queste storie così dolorose, dolorose, quando fanno quelle interviste stupide, così a caldo, insomma, nelle persone che sono state ferite. Ecco, sì. Allora, vogliamo raccontare qualcosa di questa storia? Okay. Allora, come dicevi, è la storia di un dialogo tra una madre e una figlia. In realtà il dialogo avviene postumo, nel senso che sì, è un funerale e la figlia ripensa al funerale della madre, e la figlia ripensa insomma a sua madre, alla sua relazione con sua madre, poi nel sistemare le cose trova una lettera e in questa lettera viene narrato poi la storia della madre. Ogni capitolo alterna però, no? Il presente con il passato, inizia e finisce con il presente, nel mezzo in ogni capitolo c'è un pezzo della narrazione del passato che si collega al pensiero che in quel momento sta facendo la figlia che accompagna la madre alla sua tomba. E la figlia scopre tante cose che non conosceva, sebbene conoscesse bene quella che era la situazione all'interno della sua famiglia. Perché qui, in questo caso, stiamo parlando di una vera e propria violenza familiare, violenza domestica, dove c'è un uomo, Giovanni, che sfrutta in tutti i modi, soprattutto in maniera sessuale sua moglie, ma anche economicamente, approfittando della famiglia di lei, che non sono ricchi, però sono una famiglia unita, per cui cercano di aiutarsi l'un l'altro, e lui approfitta anche di questa situazione di amore all'interno di una famiglia per fare i propri comodi. C'è un elemento molto, molto importante, secondo me, che è la visione di questa madre, che sopporta tutto quello che sopporta in nome dei figli, dei due figli, e Francesca e Marco. Cioè, lei a un certo punto ripete continuamente, nonostante tutto quello che subisce di violenza sessuale, psicologica, fisica, in tutti i modi, lei continua a ripetere a gente quello che pensa la gente, non si possono sapere fuori queste cose perché sennò poi i miei figli sono trascinati in chissà quali dicerie, e quindi lei sopporta, si scherma, no? di questo desiderio di proteggere i propri figli, di non farli diventare come il padre per quanto riguarda Marco, e di non fare subire quello che ha subito lei per quanto riguarda Francesca, e però schermandosi, vivendo il doppio ruolo di madre e di padre, ad un certo punto perde la rotta, nel senso che diventa acida, diventa cattiva, diventa dura, e infatti dall'essere aggredita incomincia ad aggredire. Quello che è terribile all'interno della narrazione è la descrizione. Sono stata, lo so, me lo sono sentita anche dire spesso, chirurgica nella descrizione dei fatti, anche delle violenze. Non è il mio solito, sono molto pudica in realtà come persona, però ho ritenuto che certe scene andassero descritte come se ci fosse una cinepresa.
nella stanza o nei luoghi dove si verificavano le violenze, proprio per quello che dicevi tu, Nadia, cioè questo uso sbagliato che si fa nella televisione, per esempio, no? O in alcuni giornali, di parlare di questi fatti cercando di fare scalpore, ma in realtà del fatto non si sa niente. Quando si parla di anche a me non piace particolarmente la parola, sebbene la riesco a interpretare dal punto di vista di omicidio delle donne, per differenziare, diciamo, da quello che è un omicidio per qualsiasi altra ragione, cioè omicidio per quelle ragioni, per le ragioni di violenza. Però non è importante tanto il termine, per me possiamo anche chiamarlo violenza domestica e assassinio domestico, possiamo chiamarlo come vogliamo, diciamo. Ma quello che è importante è il capire che quando si arriva a quell'azione c'è un pregresso, di cui nessuno sa niente e di cui molto spesso i giornali fanno finta di niente oppure assumono un solo atteggiamento, no? Cercano di ricostruire quale possa essere stata la defiance della donna, l'errore della donna per cui poi si possa essere provocata un assassinio o le torture o le violenze che ha subito. Dal mio punto di vista non esiste, nessuno merita una violenza, no? Nessuno soltanto perché fa qualcosa che non va nelle idee di quello che è il marito o del compagno, deve poi subire violenza. Non è detto che una ragazza che vada con la minigonna debba per questo far cadere gli occhi ai professori. Cioè, io questo l'ho trovato molto offensivo nei riguardi dei professori. Per esempio, no, cioè, certo. Poveri professori maschi, ma che cosa sono ridotti? Cioè, a essere giudicati in una maniera del genere, veramente molto molto grave, no? Oppure se una ragazza va in giro vestita in un certo modo può attirare lo sguardo perché è bella, ma non è giustificata la violenza, no? La violenza non nasce dalla persona che la subisce, la violenza nasce dalla persona che la fa. E c'è in questo percorso, no, da prima del femminicidio, tutto quello che accade prima di un cosiddetto femminicidio è tutto nascosto, il dolore, il silenzio, la paura, le torture psicologiche che vengono fuori rimangono nascoste, i silenzi rimangono nascosti e rimane nascosta, secondo me, un'altra cosa molto importante che è la conseguenza che tale situazione familiare, a prescindere da come vada a finire, se finisca con un omicidio o meno, ma tale situazione ha sui figli, sulle persone che sono legate. Cioè sono storie che lasciano i segni, sono storie che se non si è forti abbastanza, non si è, oppure se non, ecco, se non si ha una specie di spirito di libertà, no? Che ti aiuta a ricostruire l'esistenza, la tua esistenza, guardando oltre, guardando avanti, diventa impossibile superare. Perché sono dolori immensi, sono paure, sono situazioni nelle quali tu da ragazzino ti trovi catapultato e non sai più come uscirne, non sai più quale parte assumere e non sai più neanche quale sarà il tuo futuro, come andrà a finire tutto quello che si verifica. Allora, la durezza di Maria è spiegabile. Maria è la protagonista femminile del romanzo. Non era una persona cattiva, non è una persona cattiva, ma è una persona che trova soltanto nel cercare di fare scudo, separare completamente il marito, pur vivendo nella stessa casa, però difendere i figli completamente da questo. E purtroppo nel fare questo spesso, diciamo, non si accorge di altre situazioni che le scappano, che le sfuggono di mano, tipo per esempio la ragazza, la figlia,
il suo primo fidanzatino, il primo bacio, lei la vede e le dà uno schiaffone, no? E nella lettera lei lo dice, no? Ti ho dato uno schiaffo per qualcosa di cui non ti ho mai chiesto perdono, no? Quindi è una violenza. Nel caso del libro in realtà non finisce con un femminicidio, la donna muore di cancro, no? Perché poi a un certo punto trova la forza di riscattarsi e lì risorge anche Maria, no? in qualche maniera. Però, diciamo, tutto quello che si verifica in quegli anni, in quei tanti anni, fino al matrimonio di Maria, lei sopporta per pudore, per la facciata, no? Per timore di quello che la gente potesse pensare. E questo chiaramente per se stessa è una doppia violenza, no? È una doppia tragedia. Allora, sicuramente, insomma, è una storia pesante e dolorosa, ma c'è un passaggio oltre a quello che hai detto, che mi piacerebbe leggere circa a metà del libro, e che rappresenta i continui tentativi di Maria di giustificare il marito, nonostante tutto, lei continua a giustificarlo ed è illuminante ed è quello che sentiamo dire nei cosiddetti femminicidi annunciati, quando dice ah ma si poteva capire, ah ma in fondo lei diceva ah ma mi vuole troppo bene, mi vuole per sé, questa idea del possesso. Sì, allora in fondo Giovanni era un bambino in cerca dell'amore non ricevuto, perché mai avrebbe dovuto sottrarsi? Lei lo sapeva e lo avrebbe amato così come voleva lui, a totale sottomissione. Quello che Maria non capiva era che il suo desiderio di salvarlo non lo avrebbe salvato, né avrebbe salvato lei. E qui c'è tutto. E qui c'è tutto. Cioè, lei non riesce a capire che il suo sacrificio sarà inutile. E sarebbe inutile, insomma. E anche nei confronti dei figli, fino a un certo punto, sì, ma oltre a un certo punto non capisce che i figli comunque, insomma, vivono male in quella atmosfera di continue soprusi, di continue violenze domestiche. Per fortuna, però, devo dire che c'è la famiglia di lei, cioè le figure maschili dei fratelli, in modo particolare di uno, sono molto positive. Sono sì, molto positivi. E anche l'amico americano, no? L'amico, certo, splendido. Anche sì, quello sì. È il personaggio, certo. Diciamo, che poi la aiuta, no? A salvare. Certo. Sì. L'appoggio famiglia e degli amici in queste situazioni di violenza, no? Magari nascosta, magari tutelata, no? All'interno, cercando di nascondere all'interno del nucleo familiare, invece l'apporto, l'aiuto dei familiari e delle amiche o degli amici è molto importante, perché aiuta a rompere il silenzio. Aiuta a una donna che si trova in quelle condizioni a incominciare a pensare diversamente. Non è colpa sua se subisce violenza. Non è colpa sua se il marito va spendendo tutti i soldi in altri modi non leciti. Non è colpa sua tutta una serie di cose che compie il marito. Allora, la voce esterna, no? Di una persona che ti può sostenere, come fanno i fratelli, in particolare uno, non solo economicamente, ma proprio anche il fratello la prende come se fosse quasi una seconda, una figlia, no? Lui smette, lui rinuncia alla sua vita personale, perché si rende conto che se viene a mancare lui, crolla tutto quello che Maria sta cercando in qualche modo, per il bene dei figli, di tenere su. E infatti, quando lui morirà, crollerà tutto. Proprio così, no? Quello che succederà. E questo è importante nella vita reale, non è importante soltanto in romanzo, sebbene sia un romanzo che è una testimonianza, no? Ma è su questo che dobbiamo riflettere tutti, quando sentiamo, quando vediamo
delle cose, no? Perché le donne molto spesso non sono pronte a superare il muro dell'indifferenza e il muro del silenzio, hanno paura. C'è da dire che ci sono anche molti problemi, perché una donna poi dopo, una volta denunciata, spesso è costretta a rientrare da quelle mura e quindi subisce ancora di più. Ho seguito una ragazza in questo senso e vi assicuro che non è assolutamente facile, insomma, la situazione, no? Però bisogna parlarne. Il problema, Nadia, come dicevi tu, è che parlare non significa straparlare, no? Ma parlare significa ascoltare e a sostenere e aiutare e indirizzare. Non come si fa in tanti talk show, dove un episodio reale, io non lo so, viene messo alla berlina, cioè si perde proprio il senso, no? Di che cosa sia successo davvero. Io non li seguo mai queste cose perché mi fanno innervosire, perché poi avendo affrontato diverse volte, insomma, questi tipi di episodi, no? Parlando con le persone, dico, ma come fanno a scherzarci su? Perché alla fine diventa un gioco. Certo, certo, certo. Però rompere il muro del silenzio e dell'indifferenza è una cosa molto, molto importante, da sostegno, anche psicologico, anche dal punto di vista psicologico, no? Mai sostituirsi agli esperti, mai. Perché ci sono delle cose che vanno affrontate in un certo modo e si rischia di poter danneggiare, no? La persona richiedente di aiuto. Però... che una donna possa confidarsi con un'amica, con un amico, con un fratello, una sorella, uno zio e dirgli, guarda, mi sta succedendo questo, e quello dice, guarda, vai a parlare con questo, vediamo che si può fare, ti accompagno. Questo fa sentire una donna meno sola. Anche perché raccontare significa far uscire le cose da sé, quindi prenderne visione. Sì. E allora... questo dà maggiore certo. chiarezza e magari aiuta appunto a trovare la forza per rivolgersi agli esperti. Ma direi che questa storia così, così dolorosa raccontata da te è una bella forma di resistenza e se appunto tu magari ti metti dalla parte, visto che sei... così una nuova generazione rispetto a una potenziale madre dell'epoca, direi che raccontare, in qualche modo avere raccontato questa storia è una forma di resistenza e di contributo a che insomma storie del genere non debbano accadere più. Ecco, io la consiglio proprio in questo modo. Certo, certo, certo. E, sì. Se mi permetti, così ho molto apprezzato tutto quello che hai detto oggi, anche a commento, hai chiarito, insomma, anche quello che nei libri, nei tre libri e chissà anche negli altri avevi portato alla luce. Hai usato un'espressione che io vorrei censurare all'inizio, quando parlando dei tuoi studenti, e quando li hai salutati e loro volevano fotografare e tu con molta modestia però hai usato quell'espressione muso che io assolutamente non voglio più sentire, perché il muso è la nostra parte animale, abbiamo un viso, ma soprattutto se coltiviamo la nostra interiorità abbiamo un volto, no? Ecco, Levina insegna. Sì. E quindi tu hai un diciamo volto, che non amo le fotografie. Sì, va bene, ecco così, tanto per. Sì. Ecco. Allora io adesso darei di nuovo la parola, siamo stati un'ora, siamo stati bravissimi, abbiamo affrontato tanti temi in un'ora, quindi vediamo se qualcuno vuole commentare o fare delle domande semplicemente. Se mi è consentito, rispetto alla prima parte, dove alla scoperta dell'invisibile, la scuola sull'educazione, ci sono aspetti proprio strutturali della scuola italiana che Umberto Galimberti da anni viene criticando
in modo anche provocatorio. Lui dice, ad esempio, che innanzitutto bisognerebbe sottoporre gli insegnanti a un test di... Non si sente più. Vorrebbe... La prima cosa da fare è sottoporre gli insegnanti a un test di personalità, poi fuori i genitori dalla scuola, proprio fuori, e infine 12 alunni per classe. Lo ripete da molti anni. Queste sono le tre ricette, i tre provvedimenti da prendere subito per cambiare il volto della scuola italiana, per renderla più efficiente, più umana, più efficace, eccetera, eccetera. Cosa pensi Loredana? I genitori della scuola è la parte sì, perché sarà un po' difficile riuscirci. Allora, non sono completamente d'accordo né completamente in disaccordo, nel senso che, vabbè, da insegnante di lingue io preferirei delle classi più piccole, perché diciamo la comunicazione, il coinvolgimento di tutti i ragazzi e quindi anche l'apprendimento viene meglio, no? Funziona in maniera rilevantemente diversa. Per quanto riguarda le famiglie, sulla burocraticizzazione della scuola sfonda una porta aperta, perché oggi, almeno io sono 2 anni che ho lasciato la scuola, ma già fino a 2 anni fa stavamo lì sempre a scrivere scartoffie ed era difficile che si potesse, diciamo, era solo pochi professori riuscivano a mettere i ragazzi al di sopra, gli altri erano sovrastati dalle carte. Io ero sempre in ritardo con registri verbali, tutto, perché mi interessava di più stare insieme ai ragazzi. E per quanto riguarda i docenti, io con tutto il rispetto per la categoria di cui non faccio più parte, però non so se ci vuole un test della personalità, però una maggiore cura nella scelta dei docenti forse sì. Perché almeno per quella che è stata la mia esperienza personale, non tutti i docenti, ma non parlo a livello di preparazione, perché sono in grado di giudicare solo quella della mia materia, no? Però il modo di porsi con i ragazzi, il modo proprio anche di insegnare, ma poi soprattutto la cosa che mi infastidiva di più era lo sparlare alle spalle dei ragazzi. Questa è una cosa che io ritengo profondamente poco etica. E quindi, ecco, sì, andrebbe fatto, cioè i tanti corsi di aggiornamento che vengono fatti, che i docenti sono costretti a fare, probabilmente andrebbero pilotati un pochino di più sul significato di essere un educatore, no? E non uno che trasmette delle informazioni che oggi i ragazzi possono prendere tranquillamente su internet, se poco poco sono furbi nel cliccare il tasto quello giusto, no? Che alcuni non sono neanche furbi, però altri sì. E quindi sì, quello sì, forse andrebbe fatto. E non terrei invece fuori le famiglie, perché le famiglie, anche se è un doppio lavoro, nel senso che le famiglie vanno educate, però molte famiglie desiderano comprendere, no, non hanno più gli strumenti, perché si sono adolescenzizzati e non hanno più loro stessi punti di riferimento per comprendere i figli. Quindi anche le famiglie vanno in qualche maniera educate, che non è il compito della scuola, ovviamente. Però poi io mi domando, ma laddove c'è il vuoto e da qualche parte c'è il pieno, non è forse giusto che quel poco di pieno cerca di non colmare i vuoti, perché i vuoti non si possono colmare, però di avere cura. Di almeno di sensibilizzare sui discorsi, no? Cercare di attrarre le famiglie. La scuola non è un mondo a parte rispetto alle famiglie, dal mio punto di vista. La scuola è una componente che comprende tutto,
e non si può, altrimenti ci mettiamo veramente a fare le agenzie e i surrogati. E poi le famiglie vengono e dice no, però tu questo non lo puoi fare, no, tu famiglia questo non lo puoi fare, dice il professore, e il ragazzo sta in mezzo. Io credo che la funzione educativa di un docente sia oggi, soprattutto oggi, dove molti modelli, quasi tutti, e molti valori, quasi tutti, si sono andati un po' smarrendo, penso che debba essere più incisiva. Io credo che la professione del docente sia una delle più difficili, e questo è un luogo comune, ma credo che sia anche una delle più belle e delle più importanti. Io ho imparato a insegnare dalle mie colleghe di una scuola dove ho insegnato all'inizio, le mie colleghe della scuola elementare. Io ho insegnato in un liceo, però ho imparato tanto da loro, ma veramente tanto. La pazienza, il modo di stare con i bambini, di seguirne la crescita. E nelle mie ore di spacco andavo a fare lezione volontariamente di inglese ai bambini, proprio bambini anche della materna, perché volevo imparare a stare con loro, volevo imparare a insegnare a loro. Dicevo, se riesco a conquistarli e a insegnargli qualcosa, c'ho qualche speranza. Ed è stato così, è andata così. Lo stupore, no, dei bambini. Ma anche i ragazzi ce l'hanno. Sì, bisogna tirarlo fuori. Sì, fare un po' le levatrici, perché sì, prevale, sì. Prevale un sentimento di antagonismo con i compagni, certo. O di voler essere ritenuti allo stesso livello. E io penso che in queste situazioni è sempre l'uso della parola, la parola gentile, credo che smozza, certo. E per quanto riguarda invece, mi permetto di aggiungere un altro quesito, per quanto riguarda invece l'educazione all'abbigliamento nella scuola, non sarebbe il caso di educare i genitori a far capire ai figli che quando si preparano per andare a scuola non stanno andando in discoteca, o non stanno andando nella movida? Sarebbe già un passo avanti questo. Un aneddoto veloce, lo posso raccontare. Sì. Ho pensato di finire in prigione una volta, perché c'era una ragazza che veniva in una maniera che veramente assurda, si doveva andare in chiesa per una cerimonia, per una occasione. Io ho insegnato in una scuola calasanziana, e quindi questa ragazza non era proprio, insomma, per dire che non era decorosa e gentile. Allora io la presi e le dissi, no, guarda, io rimango con te, non vado in chiesa, però tu così giù in chiesa non entri, ma neanche in aula ti faccio entrare in questa maniera. Lei chiaramente si ribellava, tutta quanta dei modi particolari, io feci un errore terribile. Veramente lo riconosco, un errore terribile, perché la misi sulla sedia davanti allo specchio e le dissi, guardati. Chiaramente quel gesto riconosco che non avrei probabilmente dovuto farlo. Il giorno dopo arrivano i genitori di questa ragazza, io non sapevo che fosse figlia di un giudice, quando il preside me lo disse io mi spaventai, solo mi arrestano direttamente, e il padre mi disse, brava professoressa, non la faccio entrare più così in classe. E io le risposi, mi spiace. Lei, come padre, non la faccia più uscire così da casa. Giusto. Niente, certo. Non funziona. La ragazza ha continuato in modo suo, io ho continuato a litigarci. Sì, chiaramente l'intendimento della funzione dell'abbigliamento. L'abbigliamento, gli esseri umani si vestono perché devono difendersi dal freddo, anche dal caldo, difendersi dai nemici, il soldato, l'armatura. Difendersi anche dagli sguardi aggressivi che sono come frecce, no? Se io chi va per la strada seminudo, chiaramente richiama l'attenzione, magari sollecita qualche attenzione rude, insomma, ruvida. Quindi c'è questa idea, manca questa nozione elementare dell'abito come momento di difesa,
per difenderci. Credo che ci sia... Invece si pensa che sia... Ognuno veste come gli pare, come se fosse inessenziale l'abito, invece è fondamentale, ma per una funzione precisa. Ci vuole decoro, io lo chiamo decoro. Decoro, decoro. È il decoro, certo. Claudio, non so se ricordi... Prego. Pure, sì. Una decina d'anni fa, proprio qui nella nostra piccola Trento, un dirigente, quello che una volta era il preside, si era permesso di invitare in presidenza una ragazza che esibiva ombelichi, gambe nude, insomma minigonne, cose del genere. Era finito su tutti i giornali. Era finito su tutti i giornali e direi che tutti gli davano addosso. Ecco. Venire alla preside del liceo di Roma, questa recente, che ha detto non venite in minigonna, sennò ai professori cade l'occhio. Ma io non so se ci poteva essere una battuta più infelice di questa al di là. Certo. Sarebbe stata un po' meno infelice se avesse detto i vostri compagni si distraggono, no? Ma anche questa rientra sempre nel discorso l'abbigliamento. Forse. Invece io l'avrei proprio puntata sul decoro, sulla dignità, ma ascolta, certo, io in spiaggia certo. Non vado. Forse sarebbe stato meglio. In spiaggia non vado con i pantaloni in maglione. Fare una lezione, certo. Fare una lezione certo. E dire... per strada, insomma, cerca di rispettare delle regole di dignità, di decoro personale. Di dignità, certo. In questo caso la forma è sostanza, insomma, perché ci connota, no? Non è la cosa esteriore, certo. Sì. Io ai ragazzi all'esame di Stato pretendevo che se faceva molto caldo non gliela potevo imporre la giacca, però per un periodo l'ho fatto. E poi gli ho detto la camicia, non la magliettina, la camicia, perché dovete dare dignità non ai professori, ma a quello che voi state facendo. Certo, certo. Non si va a fare un esame anche all'università vestiti con i bermuda o cose del genere, perché è un luogo in cui ci si va in un certo modo, come anche quando facevo il teatro, no? Ok, facciamo le prove, ovviamente io stessa andavo vestita tutta così, però quando facciamo la prima ci si veste in un certo modo, anche se è un teatro della scuola, perché bisogna rispettare il luogo e le persone, cioè bisogna dare valore a quello che si fa. L'abito diventa in fondo questo, no? È un modo certo. Per dire ok, ora sto giocando, ora sto facendo la persona seria. Certamente. Quanti discorsi sono nati da questa occasione? Ne potrebbero nascere tantissimi altri, ad esempio sul populismo dei giornalisti, come tu Nadia ricordavi, danno addosso al dirigente che ha ragioni da vendere, certo, insomma, nel provvedimento che ha preso. Perché limiti la libertà, poi certo. Non aveva fatto nient'altro che un richiamo, non l'aveva neanche sospesa. Sì, certo. Però con la scuola sono tanti temi. Tanti. Sì, molto interessanti, sì. Però è anche un fatto che noi, dico in genere, noi adulti, abbiamo perduto la possibilità di esercitare una funzione di controllo sociale. Perché prova tu a fermare un ragazzo per strada, che so, che bestemmia o che aggredisce un altro. E tu prova a fermare un adulto. Un bambino, un bambino anche. Prova a fermare un adulto che fa la stessa cosa, non so da voi, ma da me, da noi capita spesso, no? Capita di vedere adulti che si comportano, cioè non li distingui più. Non li distingui più, no, questo è vero, questo è vero. Purtroppo è il risultato della società orizzontale, l'egualitarismo, diciamo, che porta all'indifferenziazione. Conflitto tra le generazioni, per cui non c'è più nessuna considerazione delle persone più anziane, non si attribuisce alcuna forma di rispetto, il rispetto è anche distanza. Una volta funzionava l'autorità, adesso
l'autorità dei genitori, si doveva comunque con gli eccessi, insomma, che ci sono stati, sappiamo, però anche questa labilità, questo venir meno alla propria funzione. Tutti questi genitori, ma io sono amico, ma io sono, ma che è amico? L'amico se lo trova a scuola, tu sei la madre, di no è difficile. Sì. Sì, no, infatti, però credo che l'insegnante, la mia esperienza è che se l'insegnante comporta in modo rigoroso e serio, bravo, all'esempio, la testimonianza viene seguito immancabilmente dai suoi studenti e quindi raccoglie quello che ha seminato. Sicuramente questo è un dato di fatto importante. Sì, sì. E almeno questo, perché poi si insegna con l'esempio e con il modo di vivere e di operare, non si insegna con le parole. Verissimo. Chiamano perché non urli mai? E io dicevo, perché devo urlare? Infatti, bisogno di urlare. Io facevo lezione con la porta aperta. È un cattivo segno, se l'insegnante è costretto a urlare, è un pessimo segno. Certo. Bene, allora Nadia cosa dici? Bene, cosa dico? No? Io faccio ancora l'ultimo invito ai nostri ospiti virtuali, ma penso che qualcuno abbia qualcosa da dire sicuramente, perché abbiamo toccato davvero tanti temi interessanti. Nulla. C'è silenzio stampa. Professor Cagliari, Giuseppe Cagliari. Giuseppe, professor Cagliari. Ah, grazie. Allora, va bene, il mio innanzitutto è un ringraziamento per l'esperienza che mi avete permesso di fare, un'esperienza di ascolto, come si è detto in questa bella relazione. Ascolto è la premessa di qualunque senso della parola. E allora vorrei chiedere all'autrice di libri così intensi e così diversificati anche nella sensibilità al mondo che ci circonda, come lei valuta la paura, è uscita questa parola, no? La paura di un mondo che è diventato adolescente anche nelle sue parti che dovrebbero invece esercitare una funzione esemplare di generazione matura. Ecco, mi è sembrato di cogliere che la scrittura come disvelamento, insomma, dell'energia autentica della persona abbia in tutti i passi che abbiamo ascoltato una forte centratura su una sorta di debolezza endemica che ci attraversa esistenzialmente nel nostro fondamento umano, ma forse anche nella nostra condizione culturale. Ecco, la domanda è questa: quanto l'autrice legge di nostro nel profondo e quanto invece di culturale nella paura che la scrittura si propone di vincere? Io, se ho capito bene, cioè lei vuole sapere se nella mia scrittura o nella scrittura in generale c'è la possibilità di un superamento della paura, o se si rimane, la scrittura invece blocca nella paura? Sì, la scrittura affronta una contingenza culturale nella quale ci troviamo immersi, o se va a leggere delle strutture profonde dell'umano con le quali si confronta, sapendo forse di non vincere. Ok, sì. Io penso di sì. Penso che la scrittura deve affrontare il contingente, deve in qualche modo... Io dico che scrivere e testimoniare, anche il mio blog si chiama proprio così, no? In inglese, però si chiama scrivere e testimoniare, perché penso che una persona che scrive... prima di tutto deve essere appunto un buon ascoltatore, ma deve essere anche un buon testimone. Non ci si può limitare soltanto ad ascoltare, no? Le storie degli altri, ma al momento in cui tu porgi queste storie, se si tratta di romanzi o comunque rifletti, se sono dei saggi, quella parola, quella riflessione, quell'ascolto che tu hai fatto deve diventare testimonianza attiva. Cioè deve diventare uno strumento di comunicazione e di confronto, che ovviamente non si può imporre.
no? Non tutti magari sono desiderosi di accogliere e di cogliere la possibilità di un dialogo, però bisogna essere coerenti, cioè uno che decide di scrivere, di raccontare storie e di usare la parola come strumento della sua forma di comunicazione non può essere distaccato dalla realtà, non può nascondersi nella giustificazione, vabbè, io ne ho parlato, ho fatto il mio. No, non basta averne scritto, devi viverlo. No? Quindi quello che tu proponi deve diventare anche una tua scelta di vita, un tuo modo per confrontarti con l'esistenza, con, in particolar modo in generale l'esistenza, ma in particolar modo con l'altro che è per me non un altro generico, distante, chissà chi, ma è ogni altro. Quindi per me la scrittura diventa assolutamente testimonianza e basta. Non so se ho risposto. Testimonianza attiva. Testimonianza attiva, sempre. È stata una bella espressione. Sì, grazie. Ho bene. Risposto, non so se allora... ho... Sì, la ringrazio. Grazie sì. A lei. Allora, Presidente, chiudiamo. Sì. Chiudiamo, però lasciamo i pensieri, lasciamo queste parole, queste riflessioni a chi ci ha seguiti, a chi ci ha ascoltati e un applauso virtuale a Loredana De Vita, un saluto alla sua bella città, un saluto alla signora che ci ha ascoltati dalla Sicilia, un saluto particolare a questa magnifica terra. Ecco, e volevo ringraziare. Sì. L'associazione Rosmini per averci ospitati, poi Nadia e Claudio per avermi accolta. Grazie, ringraziamo invece Loredana De Vita per la notevole e partecipata conversazione con cui ho messo un patrimonio molto importante sul piano educativo, umano, esistenziale. Vuol dire che è stata un'esperienza molto importante e preziosa per la nostra associazione. Ecco. Grazie moltissimo. Mi chiudo ricordando che domani, giovedì 24 settembre 2020, ore 17, abbiamo il professor Gustavo Corni che ci terrà una relazione. La Germania è al centro del continente, quindi sulla Germania, e parlerà delle relazioni internazionali tra il XX e il XXI secolo. Gustavo Corni è uno storico contemporaneo della contemporaneità, dello storico dell'Europa, in particolare della Germania, e mi auguro che la notizia del suo intervento susciti interesse e partecipazione, davvero. Sì, anche superando questa difficoltà ad usare lo strumento, bisogna rompere il ghiaccio, no? Ma Maria sì. È molto disponibile anche a dare delle indicazioni, sì. Perché bisogna vivere nel presente, insomma, altrimenti ci si taglia fuori. Non sappiamo esattamente quando riusciremo a tornare al sistema precedente. E quindi presenza, le notizie che provengono dal globo terracqueo non sono confortanti, quindi noi dobbiamo rassegnarci che insomma per un certo tempo abbiamo solo questa possibilità, e quindi senza alimentare false speranze, ottimismi infondati è meglio perfezionare questo strumento insomma. Che abbiamo a disposizione. Bene, buona serata, grazie a tutti e a tutti i partecipanti e grazie arrivederci. Grazie anche da parte mia e a Loredana per averci messo il cuore anche, sì. No? In questa veramente molta partecipazione. Grazie, buonasera a tutti, ciao, alla prossima. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao.